Io volevo sapere come mai avete cambiato idea sul fatto che Borgo San Nicolò, prima voi dicevate rimaneva a doppio senso di circolazione, invece adesso è passato a senso unico. Allora, la prima domanda è quella su San Nicolò. Io non so se era vincolata una notizia di doppio senso, non lo ricordo. L'assessore Simonella dice di non ricordare che è stata avanzata una proposta da parte del comune di mantenere il doppio senso di marcia in Borgo San Nicolò, ma se vi recate nel sito del comune di Portogruaro ed in particolare nella home page, in alto troverete l'articolo intitolato Le nuove proposte di mobilità nel centro storico per un centro aperto alle persone. Se cliccate, verrete appunto rimandate ad un lungo articolo che affronta nel dettaglio la nuova viabilità e ad un certo punto, scorrendo l'articolo verso il basso, possiamo leggere le proposte aperte di zona a traffico limitato. Le due proposte prevedono l'inversione di via Garibaldi di via Seminario, e vabbè, su questo siamo tutti quanti d'accordo, nel senso si era già detto, però al secondo punto viene scritto mantenimento in Borgo San Nicolò, dove troveranno nuova collocazione gli stalli blu, il doppio senso di marcia, consapevoli che assai scarso sarebbe il traffico di ritorno verso la rotonda, limitato ai residenti e ai clienti di vari servizi. Quindi, qualche tempo fa, all'inizio della discussione sull'introduzione della ZTL, tra le varie proposte presentate dal comune, c'è appunto quella di mantenere invariato il doppio senso di marcia in Borgo San Nicolò e non prevedeva quindi la sua trasformazione in senso unico dalla rotonda di San Nicolò verso il centro. Questo è appunto per essere precisi. In ogni caso, e poi come si torna indietro? L'inversione della pazzia cosa faccio? No, ma per esempio per i residenti diventa un problema perché si devono prendere la rotonda, devono fare tutto via Seminario. Sono tanti i casi, qualche chiave per esempio l'incrocio all'inizio di via di Borgo San Gottardo per uscire con tutto il giro, se deve andare, immagino se deve andare in via del Treviso. Ovviamente quelli di San Nicolò, dove c'è la gelateria, quello all'inizio. Sì, no, beh, lì possono, d'accordo. Poi se andiamo in fondo, salvo il panificio, ce ne saranno tre o quattro, non ce ne sono molti che devono, poi quelli che sono troppo più vicini lì possono anche uscire. I primissimi, i primissimi possono anche uscire. Quelli che hanno l'attività, dove c'è la gelateria, con il bicchiere. Cioè, ma siccome io ho letto inizialmente nei vostri comunicati stampa che lì era previsto il doppio senso. Immagina comunque uno che scende da Borgo San Nicolò, arriva alla pazzia e può tornare indietro nel concessione di marcia, come si gira? Qui abbiamo notato tecnicamente che la cosa era compatibile anche con il barco che dovevamo fare per entrare in Borgo San Nicolò, quindi sarà senso unico, quindi solo in entrata, almeno la parte appena dopo l'entrata in quella zona della gelateria, perché li possono girare senza entrare fuori, e mettiamo altri 20 parcheggi quindi sulla sponda, sul lato verso il sorso agrario, che sarà discorrario, per cui senso unico consente di avere due fili di parcheggiazione e un parcheggio solo. Ma sempre paralleli i parcheggi? Paralleli, sì, sempre paralleli. Non ci stanno a spiegare. Non testa.